Onorevole, buongiorno. Che valutazione dà di questo primo forum socialista, come è stato definito? Beh, i socialisti cercano intanto di ritessere un filo di dialogo fra di loro, osservano le esperienze europee, promuovono e devono promuovere sul terreno italiano un'iniziativa che va in direzione dei temi e dei problemi che sono in questo momento una vera e grande emergenza. Innanzitutto lo scenario internazionale, che è preoccupante, che ha delle ricadute impressionanti sul sistema economico, sull'occupazione, sull'ambiente, sulla salute, e quindi riconsiderare da socialisti la nostra capacità di padroneggiare questi temi, anche se tacciando nel passato le nostre esperienze, anche ricercando le vecchie parole d'ordine che sono alla base di una lunga tradizione, di una lunga stagione in cui i socialisti sono stati impegnati a governare questo paese. E quindi pensiamo che ci sia ancora bisogno di noi e c'è spazio per questa iniziativa. Quindi l'obiettivo è quello di rientrare nell'arco costituzionale? L'obiettivo innanzitutto è quello di rimettere in rete l'iniziativa socialista, rigenerando una capacità di influenza sulla politica nazionale e soprattutto riorientando, cercando di orientare culturalmente le nuove generazioni, che questo è il compito, penso, di chi ha qualche anno di più.